Panasonic ha anticipato il lancio della nuova GH5 per metà 2017. Qua Fotokina la espone per la prima volta in questi due mock-up che vedete qua protetti da del vetro. Non abbiamo le specifiche complete, non abbiamo la possibilità di toccarla e quindi di dirvi un po' il peso, il grip e via dicendo, ma possiamo un attimo introdurla. Questa è la nuova Lumix mirrorless di fascia alta, andrà a sostituire la GH4 che è una delle più diffuse per chi fa video, videomaker, soprattutto perché ha una qualità di registrazione video e alcune funzionalità molto di fascia alta, nonostante un prezzo che è tutto sommato abbordabile per chi ha bisogno davvero di molta qualità. Questo modello soprattutto ha una nuova funzionalità di scatto foto a 6K, o meglio estrapolazione in 6K delle foto, mentre il vecchio modello permetteva di fare questa cosa fino a 4K, ovvero lui registra una raffica di foto, poi alla fine gli permette di estrapolare un fotogramma da queste a 4K nella GH4, qui arriveremo a 6K. E poi questa è la prima mirrorless ad arrivare con registrazioni 4K a 60 frame per secondo, e come leggiamo qua anche da, vedete, queste informazioni preliminari relative proprio all'annuncio di questi giorni, c'è anche la possibilità di registrare su scheda SD a 10 bit con un limite di 4K a 25 o 30 frame per secondo a seconda del formato, ma insomma è un passo in avanti notevole per quello che è il settore delle mirrorless. Non conosciamo però tutto il resto, cioè il sensore, non conosciamo la qualità del processore, non conosciamo soprattutto il prezzo di vendita. La disponibilità dovrebbe essere prevista, appunto, come vi ho detto, metà 2017, ma anche qua non abbiamo una data precisa. Alle mie spalle qua vedete anche un modello mock-up molto più embrionale rispetto a questo, non ha neanche le scrittine colorate sopra, però con un bel tirigrip sotto, quindi espansione anche da questo punto di vista. Ad ogni modo, questa era la GH5. Per maggiori informazioni vi rimandiamo poi all'articolo che abbiamo pubblicato su hdblog.it, che raccoglie un po' tutte queste informazioni tecniche. Noi abbiamo apprezzato molto nei nostri precedenti video la GH4, ecco, magari vi invitiamo anche ad andare a approfondire le informazioni su quella mirrorless, ottima mirrorless, che in questo momento tra l'altro si trova con un prezzo molto più basso rispetto a quello del lancio anche nel mercato dell'usato, e quindi può essere assolutamente ancora una soluzione quasi top perché ha bisogno di leggerezza, portabilità e qualità video. Vabbè, siamo a Fotokina, qua al secondo giorno, abbiamo ancora diversi video da farvi vedere, quindi continuate a seguirci.